Non mai più di mezzo, ma a parte che era più discorso di me. Siamo andati a visitare l'azienda, la SIPA dell'ingegnere Zoppas, e ci ha accolto radunando tutto lo staff, presentandoci l'azienda, la sua mission, che cosa chiedono ai ragazzi che escono dalla formazione, che si stanno formando, ha saputo affrontare i problemi e le difficoltà innovandosi, non fermandosi ai traguardi raggiunti, ma mettendo avanti sempre obiettivi più prestigiosi, tanto che dalle cucine economiche che costruivano una volta, adesso costruisce macchine che sono all'avanguardia, oltre ad altre. Poi mi spiegherà lui, quindi io non voglio. L'incontro, qui abbiamo i ragazzi delle classi quinte, noi gli abbiamo offerto come premio questa la giornata di oggi, perché i loro compagni di prima, seconda, terza e quarta sono già usciti da scuola per le vacanze pasquali, e abbiamo detto: guardate che questa è un'occasione da non perdere, come stimolo per loro che dovranno affrontare gli esami di Stato, speriamo che li affrontino tutti, e il prossimo anno probabilmente la maggior parte di loro si dedicheranno al lavoro. Io voglio dare qualcuno ospite, veramente, e spero che sia una giornata proficua soprattutto per voi, perché a partire da queste informazioni che vi verranno date, forse per qualcuno di voi scatta quella scintilla che gli permette poi di avviare percorsi importanti. Tra poco arriverà anche la vicepresidente di un'industria a Treviso, la signora Carraro, che è di Castelfranco, che ha voluto anche essere presente, quindi arriverà fra poco, e che ha l'azienda Dotto Trains, no, i treni Dotto che sono in giro per il mondo. Avere la vostra attenzione per introdurre quello che è il profilo del nostro gruppo Zoppas Industries e spiegarvi quale tipo di sistemi noi siamo in grado di produrre e proporre sul mercato. Salutiamo, ringraziamo intanto il dottor Nardelli, salutiamo la signora Carraro, Dotto Trains, l'abbiamo annunciata prima che lei veniva, ne arrivava, è vicepresidente, come volete, vicepresidente di un'industria a Treviso e responsabile della formazione, dico bene? Sì, fate più parole. Sì, lei di Castelfranco, quindi... Sì, buongiorno a tutti e a voi ragazzi, e mi scuso per l'arrivo, ma non sono stata avvisata che era stato cambiato l'orario e quindi sono arrivata un po' tardi. E io vi porto i saluti ovviamente non soltanto da parte mia, diciamo con l'azienda di Castelfranco che sono qui nel territorio, ma ovviamente anche da un'industria Treviso della quale sono vicepresidente, ho la delega per il capitale umano, e proprio per questo vogliamo riportare, diciamo, che un'industria Treviso è sempre vicina a questo territorio, perché crede che lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze dei ragazzi del nostro territorio, cioè del capitale umano che abbiamo in questo territorio, sia fondamentale per la crescita anche del territorio, delle nostre imprese e quindi anche di tutti i componenti all'interno della nostra. Ecco, ricordatevi sempre che quello che si può sognare si può fare.
costo della nostra, del nostro sistema è talmente elevato che non si può più sprecare nell'aggiungere, che si può dire, mano d'opera, ma bisogna aggiungere cervello. Questo è un sogno che è partito logicamente seguendo la necessità dell'acqua San Benedetto, che si è reinventata, perché attraverso questo imballo, che ha una proprietà di essere molto più leggero, più trasportabile, più sicuro del vetro, ha permesso all'azienda lavorativa, che non è corta, perché io ho 70 anni, non ho però io ho dovuto assistere a ristrutturazioni di interi settori, e parlo soprattutto nel settore degli elettrodomestici, che avevamo una leadership. L'Italia era il numero uno produttore al mondo, anche primo dell'America. Dopodiché, continuando i costi salire e sviluppandosi concorrenti globali, quindi cinesi, coreani, turchi, polacchi, l'Italia ha perso questo primato. E quindi che cosa può, quale può essere il futuro dell'Italia o di noi? È quello di avere gente che vuole cimentarsi prima nella disponibilità di girare il mondo, ma soprattutto di essere multifunzionali e avere un concetto di sviluppo di cose che abbiano contenuto, li chiamo di cervello, di software, assieme al contenuto di hard, e che siano delle soluzioni per la clientela, e che quindi si sia in grado di dire al cliente, dai una buona ragione al cliente perché deve venire a comprare da noi e non dai tedeschi piuttosto che dai giapponesi. Quando un ragazzo viene da voi a chiedere lavoro e porta il curriculum, un ragazzo come noi che ha appena finito scuola, cosa pretendete da quel ragazzo là? Spero che ci sia tanti che vengono. Sì. Non voglio portare via la carata. Allora, noi, un ragazzo appena finito il percorso di formazione della scuola, ovviamente andiamo a vedere quello che c'è scritto, ma soprattutto valutiamo la persona. Cerchiamo di votare la persona. Noi siamo consci che nessuno di voi, tra virgolette, scusate il termine, nasce imparato su quelle che sono le tecnologie e come vengono realizzate le nostre macchine. Però dobbiamo valutare l'attitudine della persona, oltre a cercare di capire se ha ricevuto una formazione di base che sia sufficiente. Dobbiamo capire l'attitudine, ha voglia, gli occhi brillano, vuole imparare, vuole crescere, o sta cercando un posto dove timbrare alle 8 e finire alle 16:30? Perché deve vedersi il suo questa persona, perché noi quando riceviamo una persona andiamo a investire nella formazione. Prima di tutto l'idea che abbiamo, si deve partire da una necessità. Quello che tu devi cercare di capire è che cos'è che manca, che cos'è che mi distingue poi dagli altri. Perché se fai quello che fanno tutti, duri poco, capito? È come nella information technology. Tu vedi quanti ragazzi, perché le fortune che hanno fatto questi ragazzi sono enormi, non fanno altro che identificare dei segmenti di qualche cosa che è necessario ma non è ancora servito. Sei molto più facilitato perché c'è tutto un sistema di comunicazione che va globale, senza barriere. Invece noi siamo ancora purtroppo legati al discorso della materia, però anche questo, se lo attacchi con questa idea, ti può portare molto. Volevo domandare come ha raggiunto questi obiettivi qui la sua azienda, cioè è nato con poco, come ha fatto a raggiungere questi successi? Veramente l'inizio della storia industriale ha cominciato a mio padre. Parliamo prima della guerra, quando c'è stata la necessità di cambiare il sistema di cottura in casa, dal camino, invece, camito, alla cucina economica. La cucina economica all'epoca veniva importata dalla Germania,
Per cui quando voi vedete scritto Zoppas, adesso si vede un po' meno, ma una volta con la scritta gotica, cioè con tre Opas, era perché si voleva dare l'impressione che quella marca fosse una marca tedesca, capito? Però in realtà mio padre ha cominciato nel riparare le cucine. Questi prodotti che vedete sul nostro tavolo è il nostro sforzo in intelligenza in questo periodo ultimo. Stiamo cercando di far nascere, abbiamo già fatto nascere un Fab Lab all'interno della scuola che vuole migliorare sempre di più. Abbiamo fatto nostra un'idea pedagogica di Lewin che tante intelligenze messe insieme possono produrre qualcosa di forte e abbiamo cercato di metterle insieme e vediamo cosa viene fuori. Stiamo spingendo molto e speriamo di avere dei buoni o degli ottimi risultati, saremo più contenti. Ecco. Io ringrazio ancora i nostri ospiti per essere stati qua con noi, è stata un'ora e mezza molto interessante. Ringrazio i ragazzi per la loro attenzione nonostante l'aria vacanziera e buone vacanze di Pasqua a tutti, auguri a tutti.